Buongiorno a tutti. Buongiorno. We've got to part four. Siamo arrivati alla quarta parte. And today we're looking at God's heart for the lost. E oggi vedremo il cuore di Dio per i perduti. I like songs that either make me dance or make me sing. Mi piacciono i canzoni che mi fanno ballare o cantare. So I have two playlists on Spotify. Quindi per questo motivo ho due playlist sull'app Spotify. Gene Bean One is full of floor fillers. La prima, che si chiama Gene Bean 1, è piena di canzoni che fanno affollare la pista da ballo. And Gene Bean 2 is every ballad I can let out my inner Aretha Franklin along to. E la seconda, Gene Bean 2, è fatta da tutte le ballate che fanno emergere la mia Aretha Franklin interiore mentre canto insieme alla musica. I have to tell you that my dog Artie likes neither of them. Devo confessarvi però che al mio cane Artie non piacciono né l'una né l'altra. He really doesn't like the dancing. Non gli piace affatto il ballare. And the occasional bursting into tears at a lyric confuses him. E lo confonde l'occasionale scoppio in lacrime di fronte a un testo. She's singing, she's happy. Sta cantando, è felice. But she's crying, do I need to give her a lick? Ma sta piangendo, devo forse darle una leccata? Because, like all great art, a pop lyric is able to speak to our shared human experience and can catch your heart. Perché come tutta la grande arte, un testo di musica pop è in grado di parlare alla nostra comune esperienza umana e può catturare il cuore. The one that gets me every time is Adele's song All I Ask. Quello che mi colpisce ogni volta è nella canzone All I Ask di Adele. When she's singing about how bewildering it is when you lose the love of your life, who is also your best friend. Quando canta di quanto sia sconcertante quando perdiamo l'amore della nostra vita, che è anche il nostro migliore amico. No one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me, who do I run to? Nessuno mi conosce come te, e poiché tu sei l'unico che conta, dimmi da chi devo correre. Heartbreakingly, universally true lyrics, and that's her genius. Un testo straziante e universalmente vero, e questo è il genio di Adele. There are a couple of lines in the Bible that always bring a lump to my throat too. Ci sono anche un paio di versetti nella Bibbia che mi fanno sempre venire un groppo alla gola. The first is when Jesus is washing Peter's feet at the Last Supper. La prima è quando Gesù lava i piedi a Pietro durante l'ultima cena. And Peter, in all his fabulous impetuosity, when he understands it's a sort of anointing, says, not just my feet, but all of me. E in tutta la sua favolosa irruenza, quando capisce che si tratta di una sorta di unzione, dice, non solo i miei piedi, ma tutto me stesso. And the other is this, in the parable of the lost son. E l'altra è questa, nella parabola del figlio perduto. And while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him and kissed him. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. It's a beautiful picture that speaks of the heart of God and his love for the lost. È un'immagine bellissima che parla del cuore di Dio e del suo amore per i perduti. God doesn't wait for us to be sorry. Dio non aspetta che siamo dispiaciuti. Or to be good. O che siamo bravi. Or to look as though we've got our act together before he loves us. O che sembriamo che abbiamo tutto in regola prima di amarci. He loves us. And he looks for us. Ci ama e ci cerca.
The whole point of the parable of the lost son is, come home. Just come home. Il senso della parabola del figlio perduto è, torna a casa, ti prego, torna a casa. Let me pray for us. Lasciate che preghi per noi. Father, we are so grateful that we can call ourselves your children, that we have been found by you and called to your love. As we listen to these words, put on our hearts those you are still seeking. Amen. Padre, siamo così grati di poterci definire i tuoi figli, di essere stati trovati da te e chiamati al tuo amore. Mentre ascoltiamo queste parole, metti nel nostro cuore un peso per coloro che stai ancora cercando. Amen. Luke 15:1-7. Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. So Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbours, saying, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Da Luca capitolo 15. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perda una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro, se la mette sulle spalle. E giunta a casa, chiama i miei amici e vicini e dice loro, rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. The love of God, as made complete through Jesus, is a universal offer. L'amore di Dio, reso completo da Gesù, è un'offerta universale. It's for everyone. È per tutti. It's freely available to everyone. È liberamente disponibile per tutti. But the ways in which we are lost and found are personal and individual. Ma i modi in cui siamo perduti e ritrovati sono personali e individuali. My salvation story isn't your salvation story. La mia storia di salvezza non è la tua. Because while the shepherd looks at the whole flock, the kingdom works one at a time. Perché mentre il pastore guarda l'intero gregge, il regno lavora uno alla volta. That's just how it is. È semplicemente così. The lost son, the lost coin, the lost sheep. Il figlio perduto, la moneta perduta, la pecora smarrita. This is the nature of God himself. The one matters to God. Questa è la natura stessa di Dio. Il singolo individuo conta per Dio. There's something profound in a world that tries to blur everybody into one thing. C'è qualcosa di profondo in un mondo che cerca di confondere tutti in un'unica cosa. For the church to stand and say, no, God cares about the one. Nel fatto che la Chiesa annuncia, no, a Dio interessa l'individuo, il singolo. That's the kingdom model. Questo è il modello del regno. It does feel strange to us.
Is this really what a shepherd would do? Ci sembra strano. È davvero ciò che farebbe un pastore? Surely a flock of 99 is sufficient. È sufficiente un gregge di 99 persone, no? But it's not a parable about how many are left. Ma non è una parabola su quanti sono rimasti. But the value of what is lost and how God searches for it. Bensì sul valore di ciò che è perduto e su come Dio lo cerca. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call in her friends and neighbours and say, "Rejoice with me because I have found my lost coin." In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. De Luca 15, versetto 8. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo, rallegratevi con me perché ho trovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Ok, it's different to English to Italian. Ok, c'è cioè un leggermente diverso da italiano o inglese, traduzioni. In English, after the word coin, there's a little a. Nella mia versione di Bibbia in inglese c'è una lettera piccola dopo la parola dramma. And that means there's a note about the value of the coin that is lost. E trovati, se aprite là, c'è una nota che spiega il valore della moneta. It's a silver drachma. È una dracma d'argento. And worth about a day's wages. E vale circa un giorno di paga. The woman should have 10 of them. La donna dovrebbe averne 10. So in total, 1,000 drachma, not a fortune, but it's her entire savings. Quindi in totale 1,000 drachme, non una fortuna, ma sono tutti i suoi risparmi. It's everything she has standing between her and poverty. Tutto ciò che sta tra lei e la povertà. Small wonder that she is desperate to find it. Non c'è da stupirsi che sia alla disperata ricerca di questa moneta. The value of the coin is significant. Il valore della moneta è significativo. And again, the point of the parable is how God is relentless in his pursuit of what is lost. E ancora una volta il punto della parabola è come Dio si è risoluto nel perseguire ciò che è perduto. The woman turns the house upside down until the coin is found. La donna mette a suo quadro la casa finché non trova la moneta. The shepherd searches until he finds the sheep. Il pastore cerca finché non trova la pecora. The father is always watching for the lost son until the day he sees him and then runs towards. Il padre è sempre alla ricerca del figlio perduto fino al giorno in cui lo vede e poi corre verso di lui. God has a heart for the lost that never gives up. Dio ha un cuore per i perduti che non si arrende mai. And when what is lost is found, e quando ciò che è perduto viene ritrovato, well, there's a party in heaven that can be even my Gene Bean One playlist. Beh, c'è una festa in cielo che può battere persino la mia playlist Gene Bean 1. More of that next week when we'll be looking at the welcome of heaven. Ne parleremo la prossima settimana di più quando esamineremo l'accoglienza in cielo. So, if God is this relentless pursuer of the lost, what does he want us to do in all of this? Quindi, se Dio è questo risoluto inseguitore di persone perdute, cosa vuole che facciamo in tutto questo? What part do we have to play? Quale ruolo dobbiamo svolgere? Guess what? We have a parable or two to help us. Indovinate un po'? Abbiamo qualche parabola per aiutarci. In Matthew 9:35-38.
Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Da Matteo capitolo 9, da versetto 35. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: "La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe." Blink, and we could almost miss this little yet plentiful passage in the middle of Matthew. In un attimo potremmo quasi non accorgerci di questo piccolo ma ricco passaggio nel mezzo di Matteo. It's a pivotal point where the focus shifts from Jesus' ministry to ours. Ma è un punto cruciale in cui l'attenzione si sposta dal ministero di Gesù al nostro. It's humbling, challenging and exciting. Rende umili, è impegnativo ed emozionante. The Greek verb translated as had compassion. Il verbo greco tradotto con ebbe compassione indicates that Jesus was moved deep inside. Such was the deep ache he felt for the people he saw. Indica che Gesù era commosso profondamente, tanta era la pena che provava per le persone che vedeva. It's the same word the father has when he sees the prodigal son. È la stessa parola che usa quando il padre vede il figlio perduto. So this phrase is often used in the Gospels to describe Jesus' gut-wrenching feelings for people in need. Questa frase è usata spesso nei Vangeli per descrivere i sentimenti strazianti che Gesù provava per le persone bisognose. So here are two examples. Ecco due esempi. In Matthew 14, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. In Matteo 14:14, smontato dalla barca, Gesù vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. In Matthew 15, Jesus called his disciples and said to him and said, "I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I don't want to send them away hungry, or they may collapse on the way." Matteo 15:32, Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: "Io ho pietà di questa folla, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, affinché non vengano meno per strada." He's not indifferent to the struggles people have. Non è indifferente alle difficoltà della gente. Nor does he blame people for the mess they found themselves in. Né incolpa le persone per il caos in cui si trovano. The challenge for us is how often do we feel deep, gut-wrenching compassion for people? La sfida per noi è: quanto spesso proviamo una profonda, straziante compassione per le persone? We are so often blind to the people around us. Spesso siamo ciechi di fronte alle persone che ci circondano. Both to their spiritual needs and to their readiness and openness to Jesus. Sia per quanto riguarda i loro bisogni spirituali, sia per quanto riguarda la loro disponibilità e apertura a Gesù. We see their lifestyle and sometimes hard attitudes. Vediamo il loro stile di vita e i loro atteggiamenti a volte duri. And forget that God is able to work powerfully in them
when the time is right. E dimentichiamo che Dio è in grado di operare potentemente in loro quando il momento è giusto. Our challenge is to ask ourselves, what motivates us to be with people, to meet their needs, maybe share with them our gospel story? La nostra sfida è quella di chiederci cosa ci spinge a stare con le persone, a soddisfare i loro bisogni e magari a condividere con loro la nostra storia del Vangelo. Hopefully it's a combination of these two things. Spero che sia una combinazione di queste due cose. God, our Savior, wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. In 1 Timoteo 2, questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. And in Romans 12, we're reminded, let love be genuine. Ci ricorda da Romani 12, l'amore sia senza ipocrisia. Back to Matthew 9. Torniamo a Matteo capitolo 9. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche, sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua messe. Up until verse 37, the focus of Matthew has been on Jesus and his work as the Good Shepherd. Fino al versetto 37, l'attenzione di Matteo si è concentrata su Gesù e sulla sua opera di buon pastore. He cares for them, heals them, he ministers to their needs. Si prende cura di loro, li guarisce, provvede alle loro necessità. But in verse 37, there's a shift and a change in the metaphor. Ma nel versetto 37 c'è uno spostamento e un cambiamento nella metafora. Now the focus is on the disciples and us and the ways in which we are invited to partner with God to achieve his purposes. Ora l'attenzione si concentra sui discepoli e su di noi e sui modi in cui siamo invitati a collaborare con Dio per raggiungere i suoi scopi. And he needs us now. Ed egli ha bisogno di noi ora. Notice the word harvest is used 3 times in verses 37 and 38. Notate che la parola messe è usata 3 volte nei versetti 37 e 38. And the act of harvesting implies a sense of urgency. E l'atto del raccogliere implica un senso d'urgenza. The time is just right. Il momento è giusto. The kingdom of heaven is at hand. Il regno dei cieli è vicino. Now, there's ora. No time to lose. Non c'è tempo da perdere. The harvest might be spoiled or lost if the farmer delays. La raccolta potrebbe essere rovinata o perduta se l'agricoltore ritarda. But how do we become those who harvest the crop? Ma come possiamo diventare coloro che trebbiano il raccolto? Ask the Lord of the harvest. Pregate dunque il Signore della messe. The first thing we do is pray. La prima cosa da fare è pregare. All of us have been given a specific place with a specific calling. A tutti noi è stato dato un luogo specifico con una chiamata specifica. What field are we standing in? In quale campo ci troviamo? What prayer is Jesus asking us to pray, to take part in the harvest? Quale preghiera ci chiede Gesù di fare per partecipare alla mietitura?
What ripe needs are there he wants us to engage with? Quali sono i bisogni maturi, pronti, per i quali vuole che ci impegniamo? And then we prepare ourselves to be sent. E poi ci prepariamo a essere inviati. Sent into our workplaces. Inviati nei nostri luoghi di lavoro. Our friendship groups. Nei nostri gruppi di amici. Our families. Nelle nostre famiglie. Our neighbors. Fra i nostri vicini. Our communities. Nelle nostre comunità. Notice what Jesus does immediately after this in Matthew 10. Notate cosa fa Gesù subito dopo in Matteo capitolo 10. He sends out his disciples into the fields. Manda i suoi discepoli nei campi. The Lord of the harvest is sending out his workers. Il Signore della messe manda i suoi operai. The disciples have been following Jesus as a rabbi. A teacher who shapes them with teaching and examples. I discepoli hanno seguito Gesù come un rabbino, un maestro che li forma con insegnamenti ed esempi. Their formation and purpose is found in the words and works of their rabbi, in following his ways. La loro formazione e il loro scopo si trovano nelle parole e nelle opere del loro rabbino, nel seguire le sue vie. We will have a unique purpose within the plans that Jesus has for us. Noi avremo uno scopo unico all'interno dei piani che Gesù ha per noi. But they will all point to the same kingdom, to the same King and Savior. Ma tutti puntano allo stesso regno, allo stesso Re e Salvatore. Jesus is the source and Lord of our purpose. Gesù è la fonte, è il Signore del nostro scopo. Our purpose is to follow his heart for the lost and never give up. Il nostro scopo è seguire il suo cuore per i perduti e non arrenderci mai. Matthew 28. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Amen. E Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen.